but not least, signori, siamo all'ultimo video dedicato ai prodotti testé usciti con fedeltà a Ravnica. E in Nel video questo. precedente abbiamo visto due mazzi Planeswalker, uno Azorius e uno Gruul. Anche quest'oggi abbiamo un mazzo Azorius e Gruul, ok? Nel video precedente abbiamo aperto prima Gruul, invece oggi Gruul ce lo teniamo proprio per ultimo, ultimo, ultimo. E Azorius, che è la gilda amata da Ska, E la vera sfida comunque oggi sarà la finta. starà ragazzi tra Azorius e Rakdos, Certo, Rakdos. perché qui ragazzi abbiamo Azorius per Ska e Rakdos per Beh, Dave. già la creatura leggendaria variant che abbiamo in copertina, secondo me quella Rakdos è la più bella Ne di tutte, vale proprio come la pena. artwork. Comunque adesso ce le vediamo Ma la tutte un cosa po' alla più importante di volta, tutto è che oggi sicuramente apriremo almeno una Teresa. eh. Una, sì. Che poi ricordo, è tesa, però per Sky è Teresa, che è la sua Teresa! amica, le ricorderà qualche fidanzatina d'infanzia, No, non lo dai, ti so. prego! Allora, dai, partiamo subito da Azorius. Già conosciamo questo prodotto, anche se è recente, perché è la seconda volta che li vediamo, ma sono davvero dei mazzi molto ben fatti e che strizzano l'occhio anche a chi ha giocato i precedenti set su Ravnica. Non avete visto Ska, ma cercava di battere le palpebre per strizzare gli occhi, ma stendiamo un velo pietoso, pietoso. Ok, dai Ska, renditi utile, montalo. Adesivo, se vi ricordate, avevo trovato un mazzo con un adesivo doppio la volta precedente. Vediamo se mi va ancora così Scrivete bene. nei commenti qual era e vi regaleremo. L'adesivo. Senato Azorius, norme di condotta per tutti i rappresentanti Azorius. Tac, con Lavinia dietro. Allora, chissà se questo giro il dado. Ce l'hai del colore giusto? Oddio, era Orzhov che ce l'aveva sbagliato, mi pare. Vediamo subito. Allora, Azorius con la spilla. Queste spille sono sempre bellissime, sono davvero di ottima Muscolo. fattura, ragazzi. Tituk. Ok, allora, andiamo a guardarci un po' il mazzo. La nostra promo foil leggendaria è Hesperia, giudice supremo. Che insomma, è un 6-4 a costo 6 volante. Abbiamo capito che a sti Azorius piace volare dopo il video precedente, vero? Ogni qualvolta una creatura attacca te, un Planeswalker che controlli, puoi pescare una carta. Wood ci piace. Andiamo a vedere Sì, sì, sì. con quali carte hanno compostato il Vi mazzo. ricordiamo che sono tutte effettivamente ristampe di edizioni precedenti di Ravnica o comunque anche di Fedeltà, eh? Ci sono anche delle carte di Fedeltà. Pride of the Clouds. L'orgoglio delle nubi. Eh sì, una carta con un po' di testo, devo dire. È un 1-1 volante a costo 2, Azorius vola. Che fa cose. L'orgoglio delle nubi prende più uno per ogni altra creatura con volare sul campo di battaglia. Poi ha previsione, quindi possiamo pagare 4, rivelarlo dalla nostra mano e creare una creatura uccello 1-1 bianca e blu con volare. Sfingere la premonizione, ecco questa è una bella bella cartina. Vola! E 4-4 agosto 4, Esatto, cioè. all'inizio del nostro mantenimento profetizziamo 1. Poi possiamo rivelare dalla nostra mano iniziale, se lo facciamo profetizziamo subito 3 a gratis. Oh, la prima carta che non vola, però è comunque una carta molto fastidiosa, protetta dal rosso, costa 5, 4-4, quando Lavinia entra nel campo di battaglia, trattieni ogni permanente non terra con costo di mana convertito pari o inferiore a 4 controllato dai tuoi avversari. Ogni. Ogni. Eh sì, è bella forte. Il Predavento che casualmente vola, che è un 1-3 a costo 5 con un po' di abilità. Sì, ma perché si sono sbagliati sulla Vigna che non le hanno messo volare per questa ristampa, probabilmente. Vabbè, a costo 1 possiamo scegliere di dargli cautela oppure dargli più 0 più 1 fino alla fine del turno, oppure scambiare forza e costituzione, oppure riprendercelo in mano che così lo salviamo eventualmente da una rimozione. È fastidioso, Mi eh? Ti piace, mi piace. piace? Hesperia versione 1.0, perché questa è stata la primissima Hesperia che è stata stampata. Costa 5, è un 3-6 che, scadimelo te, cosa fa? Vola. Ogni qualvolta Bravissimo. Hesperia l'imperscrutabile infligge danno da combattimento a un giocatore, scegli il nome di una carta. Ta 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 ta. Quel giocatore deve rivelare la sua mano. Se viene rivelata in questo modo una carta col nome scelto, potremo passare in rassegna il grimorio di quel giocatore, ovviamente, per No, trovare no, per il carte. nostro, il tuo Grimorio Sky. Certo. Passi in rassegna il tuo Grimorio per una carta creatura con volare.
Ah, già vero. La riveliamo e la aggiungiamo alla nostra mano. Quindi c'è tuttora creature che Creature che volano, volano. perché già non ne abbiamo abbastanza. E vabbè, è comoda. E poi è un 3-6 che vola, un Ero convinto che creature fosse quella che aiutava e gli che... andava a No, scippare i no, no, pezzi. invece c'è tuttora noi, che è anche meglio, alla fine, perché almeno scegliamo qualcosa che di sicuro ci piace, tipo l'arco del triunvirato. Altra creatura che non stiamo qua nemmeno a dirlo, vola. Costa 7, un 4-5. Quando lui attacca, trattieni fino a due permanenti non terra bersaglio controllati dai tuoi avversari. Però questo vola, ma non sa di non poter volare. No, questo è enorme, cioè è ciccionissimo, però. E basta, signori, basta! Credo che La abbiamo fatto il formazione in disordine playset solo con quello che abbiamo aperto dei video, oggi. esatto, vabbè, ma fa niente. La sfera di detenzione ci piace un sacco, Fantastica, me vabbè. la ricordo, E come bella. fai a non ricordartela? Quando entra in gioco, esiliamo un permanente finché la sfera di detenzione non lascia il campo di battaglia e facciamo lo stesso per tutti i permanenti con quel nome, in buona sostanza. Mucho gusto. Rendere silente neutralizza la magia Questa è bersaglio, il suo bella. controllore non può lanciare magia in questo turno. Beh, Assieme. queste due diciamo sono abbastanza recenti come carte. Invece il colombaggio non lo è. Il colombaggio è un incantesimo a costo 6. È molto divertente, ragazzi. Ogni qualvolta un giocatore lancia una magia non creatura, la neutralizziamo. Quel giocatore crea X pedine, creature, uccello 1-1 bianche e blu con volare, dove X è il costo di mana convertito in quella magia. In pratica, possiamo giocare solo creature perché tutto il resto viene counterato. Però per ogni mana che abbiamo speso facciamo un uccellino. Ci piace. Sia noi che gli avversari, è particolare. Se sai come... Ska stava parlando, ma l'ho zittito perché gli ho fatto vedere una delle sue carte preferite in assoluto, credo. Rivelazione della Sfinge, istantaneo. Op, scusate ragazzi. Istantaneo, costa X più 3. Guadagni X punti vita e pesi X carte. Vabbè, dai, è fortissima. Ricordo che i tempi quando uscì dovevamo uccidere per averne Esatto. 3-4 copie. E comunque questa non vola, ma c'ha su Hesperia che sta volando, quindi va comunque bene. Ed era quella una carta che No, veramente è una cambiava le bomba, è sempre partite. fortissimo, è sempre fortissimo. Poi diffida difensore. Che cosa facciamo? O mettiamo una creatura attaccante bloccante bersaglio in cima al grimorio del suo proprietario, a instant a costo 2 va benissimo. Oppure a costo 5 creiamo una pedina, creatura, sfinge 4-4 bianca e blu con volare e cautela. Quindi ancora andiamo a volare. Guarda gli uccellini del colombaggio, guarda, guarda. Qui non c'erano ancora le pedine dentro i mazzi, Con eh. l'uccellino, vedi? L'uccellino colombaggio e dietro c'è il tottero. Uccellino, Tottero. tottero. Uccellino, No tottero. tottero. Uccellino, No tottero. tottero. Ah, uccellino. No No, tottero. sfinge. Ah, azzeccato No io. tottero. No, tottero. Bella sta sfinge. Famiglia del giudice, altra cartina, mucho gusto. Vola 1-1, la sacrifichiamo e neutralizziamo. Wow, ok. Maga della Super. Gilda Azorius. Beh sì, qua adesso saranno un po' più veloce perché teoricamente siamo a common e un common, ragazzi, anche perché abbiamo un po' di mazzi da vedere. Abbiamo la Maga Lammia. d'Azorius, Effimera Stoica, Lussaro di Corte a me piace un sacco, Barriera Sospesa, certo, 0-6 con volare. Oh, questo era troppo forte, quando draftavi e trovavi questo è un first pick. Spirito delle Guglie, Magistrato Azorius, Rock Marchio Celeste, Sfinge, abbiamo un po' di Sfinge anche in questo mazzo, va bene. E volano. Ussaro dei Cieli, certo. Poi terre, un po' di cancellerie Cancelli a Azorius, profusione. cancello della Gilda Azorius. Qua poi abbiamo effettivamente le nostre terre special dei mazzi che sono sempre bellissime. Vedremo questo giro qual è l'artwork che ci piace di più. In questo momento quest'isola è una bomba, secondo me. Sì. Molto bella. Poi Catena Celeste, Sigillo Azorius, perché no? Ci Non lo sta vuoi il Sigillo sempre. Azorius? Ovvio che sì. Giudizio sommario, talismano, che è davvero forte il talismano Azorius. E insomma, il nostro mazzettino Direi Azorius ha il suo perk. Azorius vince. Azorius per te vince sempre, lo sappiamo. Mettiamo via il nostro mazzo nel nostro bellissimo porta deck che ci permette anche di mettere le Sempre carte Azorius. imbustate. E andiamo ad Orzhov, dove abbiamo l'amica Teysa, o se non è Teresa. Teresa. Perché Teresa è Teresa. Bom, bom, bom. Un solo adesivo. Nel frattempo vi siete ricordati qual era l'adesivo che Dave ha trovato doppio? Teresa. Vedi, Allora. cioè, tu guardala anche bene, c'ha proprio la faccia la Sì, Teresa. sì. E Il dado però comunque è il sempre dado c'ha sempre dei fallato. problemi, eh. Il dado è sempre fallato. Vabbè. Allora, secondo me, quelli di Magic sono anti-juventini. Come metà dell'Italia, tra l'altro, no?
Un saluto però... a tutti gli juventini italiani. Ma sì, io sono milanista, ma di certo non mi metto contro la Juventus, dai, abbiamo vinto più Champions. Allora, Teisa, erede di Orzov, costa 3, è un 2-3, questa è una dei comandanti più forti in assoluto per montarsi un bel mazzettino commander anche con Sì, costo veloce... aiutano sempre. Poi sacrifichiamo 3 creature bianche e esiliamo una creatura bersaglio. Ogni volta un'altra creatura nera che controlli muore, crea una pedina spirito 1-1 bianca con volare. Quindi se giochiamo creature bianche e nere facciamo cose. Pontefice di Orzov, una bella carta a costo 3 sempre. Sembra che questo mazzo abbia cartine che costano poco. Vediamo se continua ad andare avanti così. 1-1 tormentare, quando entra nel campo di battaglia o la creatura che esso tormenta muore, scegli o le creature che controlli prendono più uno fino alla fine del turno, o le creature che non controlli meno uno fino alla fine del turno. Bello il Pontificino. Teisa, versione recente, 2-4 costo 4, e anche qua andiamo a giocare sulle creature, in buona sostanza, sui token, perché no? Perché le pedine creatura che controlli hanno cautela e legame vitale. Poi, se una creatura che muore fa innescare un'abilità di un permanente che controlli, quell'abilità si innesca una volta in più. Bomba. Cioè, se tipo una facesse pescare una carta, ne pesco due? Certo. Però, solo per i trigger che partono quando muoiono. Concilio fantasma di Orzova è forte. Costa 4-4-4, quando entra nel campo di battaglia un avversario perde 1 e tu guadagni 1. Possiamo sacrificare un'altra creatura, esiliarlo e rimetterlo sul campo di battaglia all'inizio della prossima sottofase finale. Quindi ci permette comunque di blinkarcelo e fare questo succhiottino più volte. Pontefice della rovina. Qua non abbiamo una carta che costa poco come mana, però fa... tanto. È un 2-7 con estorsione e le altre creature che controlli hanno estorsione. Estorsione l'abbiamo vista nella nostra precedente gita su Ravnica, sì. Ed era l'abilità che io preferivo in assoluto di tutto il blocco. Ah sì? Sì, sì. E Orzov a me piaceva un sacco. Vampira scheletrica. Vola. Cavolo, almeno anche Orzov non si sente da solo, hai visto? Mette giù pipistrelli. Mette giù pipistrelli. Possiamo sacrificare pipistrelli per creare pipistrelli. Sacrificare pipistrelli per rigenerare la vampira, insomma è un Batman un po' troppo a dieta. È un Batman femmina. Sì. È una Batwoman. Batwoman, Trull del tesoro, abbiamo di nuovo estorsione. Ogni qualvolta il Trull del tesoro attacca, puoi riprendere in mano una carta, artefatto, creatura, incantesimo, bersaglio del tuo cimitero. Una bella recursion, eh? Ci piace. Angelo del spettacolo, patto letale, bellissimo. Sì, poi questo disegno, ragazzi, è una bomba. 5-5 che vola a costo 6, poi quando muore crea una pedina creatura a chierico 1-1 bianca e nera e ha. A costo 6 sacrifica questa creatura e rimette sul campo di battaglia l'angelo dal cimitero. In buona sostanza anche qua abbiamo una recursion dal cimitero. Di che parliamo? Patto della Gilda. Questa è proprio carta storica, super storica. 5-5 volare, quando entra in campo di battaglia distrugge un permanente bersaglio, qualunque permanente che si voglia viene distrutto. Certo, costa 7, ma è forte. Punto. Tributo asfissiante. Assoluzione eterea. Carte grafiche recenti. Questa è una ristampona che serviva, perché oramai questa carta aveva un valore in money non secondario e in commander sposta davvero le partite. Incantesimo a costo 7, all'inizio del tuo mantenimento metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura bersaglio da un cimitero. Punto. Punto. Forte. Pipistrello e Pirito. Chierico, quello che ci risuscita l'angelo. Pipimbrello. E tesoro. Pirito con un bel artwork e Pirito. Con l'artwork meno bella. Pirito e Pipimbrello. Pirito. No. Pipimbrello e Pipimbrello. Pirito. Niente, è pieno di Piriti e di Pipimbrelli. C'è la Rusalka martirizzata, cioè tipo la carta più sfortunata della storia di Magic. 1-1 a costo 1. Che si autosacrifica. No, non si autosacrifica, non è vero. Sacrifica altre creature. Una creatura bersaglio non può attaccare in questo turno. Cioè, volendola potete anche autosacrificare. Però, essendo martirizzata, ero convinto che fosse solo autosacrificante. Invece no. Invece no. Onesto. Certo che ste Rusalka, madonna, cioè, ma questa è martirizzata, questa è appestata. Pensavo che quella là fosse la più sfortunata, ma forse. 1-1, sacrifico una creatura avversaria, meno uno fino alla fine del turno. Vabbè. Ditemi voi se preferite essere martirizzati o appestati adesso. Esecutrice Orzov. 1-2 con Detach e al di là.
Oligarca imperiosa, un 2-1 con Catela e al di là Vien, che per chi non abita qua in zona Vien è 1. Pontefice impietosa, 2-2 a costo 2, sempre abilità che ci permettono di sacrificare creature. Non male, sì, ricordate, sì, è molto si immagina molti pezzi. Maga della Gilda, officiante delle obbligazioni, questa l'avevamo trovata foil nel video precedente, tanta roba. Esattore di peccati, questo è molto buono. Invece, ragazzi, quando entra nel campo di battaglia, un avversario rivela la sua mano, scegli un instant of sorcery e la esili. È buona perché non è fino a che l'esattore lascia il campo di battaglia, è esiliata. Entra, esilia e poi via. Pace. Vampira rancorosa. Questo disegno, se voi riuscite a trovare la carta foil, vi assicuro che la luna dietro bianca è bellissimo. Banshee lancinante, un 2-2 che vola a costo 4, quando entra in campo di battaglia una creatura avversario prende -2/-2 fino alla fine del turno. Il suo lavoro onesto lo fa. Infestazione campanaria della basilica, spirito del campanile, din don dan, qua suonano le campane, basilica. Perché la basilica Orzo giustamente cancella la gilda. Pianura. Ci piace, bella questa pianurina, bella pianurina. Vediamo. Sta palude ha un po' di mal di mare. Boh, perché è finita lì. Ed è pure in mezzo alle pianure. Esatto, non sapeva bene che cosa stesse facendo della sua vita. E comunque non è male, anche il layout qua sotto di legato Orzo mi piace. Sigillo Orzo, certo, perché no? Due copie bomba, prezzo definitivo, distrugge una creatura monocolore, bersaglio. Pagamento definitivo, sono abbastanza assolutisti questi Orzo, sì. Tutto definitivo. Talismano Orzo, ferita da pugnale. Definitiva, no. No, mortificazione definitiva. Gogna del senza sonno. Questa è una carta che quando ho ripreso a giocare a Magic, a me e ai miei amici dell'università piaceva molto, era divertente. È un pacifismo, ma che in più ti fa perdere punti vita. Onesto. Onestissimo. Mille frustate e... consacrazione, consunzione. Mi spiace dirlo, ma Orzo mi è piaciuto un po' di più. Solo perché abbiamo detto non prendiamocela con i giuventini. Non volevo, ragazzi, scusate, non volevo. Boom. Allora. Next, qui. Next, qui è arrivato il mazzo vincitore di Champions League. No, cioè, vabbè, il mazzo Rakdos, che, come vi dicevo, secondo me... ha una creaturina leggendaria di tutto e di tutto rispetto, ma soprattutto il disegno è davvero una Ficat. Allora, intanto che il buon Ska ci sistema costruisco. Lì abbiamo un solo adesivo, poi vediamo i Rakdos che cosa ci dicono. La fantastica e sensazionale arte della vita nel culto Rakdos, con giustamente Rakdos himself. Dado, spilletta. Boom. Yeah. Porta deck è stato montato. Allora, partiamo dal nostro capoccia, che ha un 4-4. Cioè, scusate, costa 4, è un 6-6. Vola e travolge. Non puoi lanciare questa magia a meno che un avversario non abbia perso punti vita in questo turno. Vabbè, ma intanto noi lo vogliamo fare, ragazzi, non è un problema. Le magie creatura che lanci costano uno in meno per essere lanciate per ogni punto vita perso dai tuoi avversari in questo turno. Bello. Wow. E il disegno, l'artwork è sensazionale. A me piace davvero un sacco. A parte che fai lato bene, ma è davvero no, davvero ma è bello. Veramente proprio bello. Sì. Cioè, è alla il base che è bello. Spacca. Ok, allora, dissoluto di Rixmadi, 2-2 a costo 4 con spettacolo, che è uno spettacolo come tutto il mazzo. Lo spettacolo! Oh, deve ancora cominciare, infatti il mazzo... Tanto fare notare che anche le scritte richiamano molto... Sì, questo tema circense, un po' sanguinoso, sì. E quando entra in campo di battaglia scarta una carta, poi pesca una carta. Se è stato pagato il costo di spettacolo, scarta invece la tua mano e pesca tre carte. Chiaro, non fatelo al secondo turno quando avete 6 carte in mano, ma a partita avanzata quando ne avete una o anche 0, pescare 3 è tanta roba. Sì, poi Lizolda, la strega di sangue. Lizolda, penso che quanti ricordi. Lizolda costa 3, è un 3-1.
Sacrifica un'altra creatura e Lizzulda, la strega di sangue, infligge due danni a un qualsiasi bersaglio se la creatura sacrificata era rossa. Pesca una carta se la creatura sacrificata era nera. Quindi se è rossa e nera, facciamo due danni e peschiamo uno. Avatar della Discordia, perché questo non è tanta roba, l'avatar della Discordia. No, questo è forte. Insomma, 5-3, volante a costo 3. Entra in campo di battaglia, lo sacrifichiamo a meno che non scartiamo due carte. Vabbè, ce ne faremo una ragione, guarda. Insomma, per giocare un 5-3 volante a costo al turno 3. Tra l'altro con i vantaggi che ci può comunque portare. Vado. Questa è una carta molto seria, ottima anche per lo standard attuale, ragazzi. Costa 4, è un 4-4 volante travolgere. Occhio però, c'ha costo spettacolo 3, quindi se siamo riusciti a far perdere un punto vita a un avversario nel nostro turno, paghiamo solo 3 invece che 4. E spesso è così, quindi è un 4-4 volante travolgere a costo 3, già così a me piace. Però all'inizio del tuo mantenimento la progenie del pandemonio infligge un danno a ogni giocatore, quindi ci aiuta anche a fare danno e a far triggerare tutti eventuali costi di spettacolo, piuttosto anche che a farci giocare Ragdos senza troppi problemi. Poi se hai 10 o meno punti vita metti un +1/+1 su di lei, quindi invece che un 4-4 diventa 5-6. No, è molto forte, davvero bella carta. Drago della di Fossa Rakdos è un draghetto che però, caspita, non vola a meno che non paghiamo, ma fa niente, dai, ce ne facciamo ragione. E ha determinazione, che è l'abilità originale Rakdos, che va a vedere se non abbiamo carte in mano. Proprio per questo non ci dispiace era scartare. Buono scartare le carte. Maestro di crudeltà, carta molto crudele, perché in buona sostanza se lui attacca e non viene bloccato i punti vita dell'avversario vanno a uno, punto. Ci sta, poi attacco improvviso, tocco letale e quindi è difficile da togliere. È forte. Destriero infernale di carnevale, giustamente tra poco anche carnevalesca. Vedi che bello scherzo. Giusto, giusto, giusto. Attacco improvviso, rapidità 5-4 e scatenare. Poi Rakdos, anche qua The Original One. 7-6 a costo 6, volare e travolgere. Ogni qualvolta attacca, sacrifica metà dei permanenti non demone che controlli. Vabbè, speriamo di avere un po' di demoni in gioco. Qualcuno c'è. Ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore sacrifica metà dei permanenti non demone che controlla. Diciamo che il nostro opponente è più difficile che abbia demoni quanto noi. Nibbio infernale di Utvara. Di? Utvara. 6-6, volante a costo 8. Ogni qualvolta un drago che controlli attacca, crea una pedina drago 6-6 rossa con volare. Non solo lui, ogni drago che attacca. Madonna. Bella, bella, bella. Simone, ti ricorda qualcosa? Mm-hmm. Foro del terrore, anche questa la conosciamo. Rimozione secca, forte. Teatro degli orrori, invece questa è una cartina nuova che abbiamo anche già avuto modo di vedere. Fuoco demoniaco. Altra carta storica. Una bella palletta di fuoco. Ritorno di Rakdos, giustamente abbiamo visto Revelation Sphinx, qua abbiamo il ritorno di Rakdos che è un po' l'opposto. Facciamo X danni a un avversario, un Planeswalker bersaglio e poi... Facciamo poi scartare carte. Hai visto che roba? Non male. Certo, Sphinx Revelation è più forte, diciamoci la verità. Ma questa è una bella cartina. Draco. Drago. E? Drago. Goblin. Draco. Goblin. Goblin. Draco. Goblin. Goblin. Draco. Goblin. Goblin, Draco? Drago! Goblin. Ho provato. Vabbè, qua siamo stati un po' monotematici. Rakdos isterico, ci sta, ci sta, ci sta. Assassina del Brivio, omicida. Mago della Gira da Rakdos, col disegno molto bello, a me piace questo. Questo un po' meno. Però, d'altro canto, un burattino dentellato. Già il nome anche della carta non è che possa pretendere un disegno bellissimo, dai. Campione. Mulina a fiamme Rakdos, invece questa l'abbiamo vista anche come promo, bella. Giocoliere di lame, carnaio Rakdos, cancello la Gilda Rakdos, bella sta palude. Questa palude mi piace. Qua usare. Abbiamo una palude che sta passando in testa, ragazzi. Sì, al momento sì, al momento sì. Palude bella, carina anche la montagna, ma questa palude al momento merita. La palude merita. Per il momento la palude sta vincendo. Sì, sono d'accordissimo. Ok, spuntoni da sommossa. Il nostro sigillo Rakdos, giusto, giusto, giusto. Talismano Rakdos, c'è sempre il talismano molto forte, runa chiave. Stroncare la critica e non la criticità, come dicevo sempre io. Ma va bene anche follia di trivelle, certo, perché no. Festival dei morti, fiamme crepitanti. Che cosa fanno le fiamme crepitanti che non ricordo? Costa 4 istantaneo, infligge 3 danni a un qualsiasi bersaglio. Però, se non abbiamo carte in mano, ne facciamo 5.
onesto. Ballo di devastazione e carnevale, carneficina, carnevale sta arrivando. No, perché carnevale è giustamente accostato a carneficina. Certo. C'è il martedì grasso. Bene, il mazzettino Ragdos ci è piaciuto. Decisamente, per adesso direi quello meglio dei tre. Oh, non ti è piaciuto di più Azorius? Unbelievable. Io sono onesto e ammetto che è la palude che ti ha... poi ha preso tanti di quei punti a far paura. Ti ha fatto nominare. Allora, qui abbiamo zia Gianna come creatura leggendaria del mazzo, che purtroppo però è l'ultima versione, non è l'originale. Prego. Oh. Ok. Un solo adesivo e la lettera del clan. Che però, insomma, ci piace molto, bello questo disegno qua. Ecco qua la zia Gianna un po' arrabbiata, probabilmente perché l'ho offesa dicendo che avrei voluto l'altra versione. No, la zia Gianna è arrabbiata perché è uscito lo zio Gianni e non è ancora tornato. Ah, non è tornato, ha detto che è andato a prendersi le sigarette. E poi dopo... Vabbè, si sarà fermato con Teresa da qualche parte. Vedi, non è che, vedi che siamo così, sì. Sono amici di lunga data loro. Allora. Sì. Parecchio. Allora, la Zegana Foil Variant, che cosa fa? Innanzitutto fa tremare la telecamera. Allora, è un 4-4 che costa 4. Poi, quando Zegana, voce degli utopisti, entra nel campo di battaglia, se controlla un'altra creatura con un segnalino +1/+1, peschi una carta. Va bene. Quindi, potenzialmente entra e peschiamo uno, ma a una condizione. Poi, a costo 6, la adattiamo. Quindi, gli mettiamo 4 segnalini +1/+1. Diventa un 8-8, vabbè. Ogni creatura con un segnalino +1/+1 che controlli a travolgere, quindi... Anche lei stessa. Esatto, diventa un 8-8 che trampla, va bene. Voril, del clade del carapace. Questa è una cartina molto bella, molto divertente, che a me piace un sacco. Tritone umano. Adesso, effettivamente Simic, sai che fanno cose un po' strambe, eh? Raddoppia il numero di ogni tipo di segnalini su artefatto, creatura o terra avversaria. Oh, peccato che non raddoppia anche sui Planeswalker, ragazzi, però va sicuro che è comunque good. È il prossimo che esce, dai, che lo farà raddoppiare. Beh, adesso no, sarebbe un po' troppo fuori. Stirpe, radice citoplastra. A questa carta non mi è mai piaciuta. Perché c'ha troppo testo. È verde, c'ha troppo testo, di base è 0-0. Vabbè, ragazzi, allora lasceremo a voi il piacere di leggervi questa carta mettendo in pausa il video, perché Scan non vuole che ve la presento. Andiamo avanti. Maga della profondità, mago umano, costo 4, 1-1 con evoluzioni. Evoluzione che qua l'abbiamo vista su ritorno to Ravnica, insomma, il blocco precedente di Ravnica. Ogni volta la maga della profondità riceve un +1/+1, puoi pescare una carta. Questa ci permette di pescare abbastanza bene. Fare notare, immagina anche gnocca. Vabbè, mago umano, questo sì che è gnocca, l'omnibio, non è gnocca, immagine un po' meno gnocca. Vabbè, è una rana a costo 4, un 3-3, poi la possiamo tappare, una creatura bersaglio diventa una rana, quindi anche la maga con forza, costituzione base 3-3 fino alla fine del turno. Ma la maga poi la baci, torna maga. Sì, l'omnibio no. Momir Vig, ragazzi, Momir Vig, visionario Simic. Costa 5, è un 2-2. Che cosa fa il nostro amico mago elfo Momir? Ogni qualvolta lanci una magia creatura verde, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta creatura e rivelarla. Se lo fai, rimescola il tuo grimorio e metti quella carta in cima adesso. Ogni qualvolta lanci una magia creatura blu, rivela la prima carta del tuo grimorio. Se è una carta creatura, aggiungi la tua mano. Quindi se giochiamo una carta verde-blu, è un tutore secco per creatura. Buono, eh? Honestly. Molto più che onesto. Mibink progenitore. È un polimorfo e costo 6, quando entra nel campo di battaglia è una copia di una creatura nel campo di battaglia, tranne che all'inizio del mantenimento creiamo una pedina che è una copia di questa creatura, quindi continua a duplicarsi. Oh, bomba. Crash sperimentale, mutante melma, 4-6. Vedi, qui sì, Michele, erano un attimino meno fighetti, non facevano questi innesti anche un po' pucciosi. No, no, qui andavano di melme, di rane. Poi dopo non so cosa è successo, ma è arrivata la gnocca, davanti alla gnocca. Vabbè. Allora, 4-6 a costo 6. Lui ha tutte le abilità attivate di ogni altra creatura con un segnalino +1/+1. La tappiamo e mettiamo un +1/+1 su una creatura avversario. Occhio, che non sono per forza le nostre creature, ma anche dell'avversario, eh.
Quindi è molto interessante il crash. Molto bello. Divora Shelly Simic, 6-6 che costa 7, vola, travolge, è vero, vero, quindi non gli dici più niente. Supremazia Simic. Svisci svuota. Un bel counter. Neutralizza una magia, un'abilità attivata o un'abilità innescata. Bersaglio, neutralizza presso che... Neutralizza di cose. Tutto. Progetto Guardiani, che sembra un nome di un film Marvel. Saggia del cerchio, molto buona. Cuzzo, sferza liane. Io, non avendo Thermogoyf, ho provato a usare questa. Non è la stessa cosa, ma si inciccionisce abbastanza. Qualcosina lo fa. È onesto. Melma. Melma. Lucertola rana. Melma. Lucertola rana. Lucertola rana. Melma. Melma. Lucertola rana. Melma. Lucertola rana. Bravissimo. Melma. Melma. Lucertola rana. Anche qua. Io ci provo, ma... Allora, primo esperimento, beh... Carta molto giocata, forte, stoica. Passiamo al secondo. Rapdor, pinna nube. Ci sta, ci sta. Lui vola e si inciccionisce. È parente di pinna questo. Eh sì. L'oracolo ciambellato, qua sì, davvero carta storicona. Mago della Gilda. Crasis elusivo. Ranolingio Sputaplax. Vedi, mutante rana. Vedi che tornano le rane. Io vorrei una rana melma. Rana melma. Ad ogni modo. Una rana di melma. Predatore Trigone. Questo è un pezzo di storia. Vedi che adesso sono più fighetti. Granchio pesce. Ma dove sono ste melme? Vabbè. Granchio pesce. Mistica del Coralino. Mago, lucertola, elfo. Sono troppo per bene. Adesso sì, arriva la melma. Non ti preoccupare. Arriva la melma. Sì. Guerriero rana troll. Cioè, la cosa più interessante del mazzo è leggere che tipo di creatura sono. Lucertola, vabbè, ok. La ranertola galoppante a me piace un sacco. È un po' da fighetti, ma è troppo bella. Nuotatore di Nembion, Leviatano, cancella la Gilda, ah, la Camera di Cultura simile, cavolo, stavo dicendo, ma le Bounce Land c'erano sempre prima, qua non ci sono, invece ci sono, meno male, bella l'isola. Ma è ancora migliorata. Non lo so, non lo so, Ska, non lo so, non lo so, forse quest'isola mi piace di più. E una bella Forest. Voi preferite la palude prima o quest'isola, ragazzi? Io per ora sono per la palude. Ibridazione rapida, per fare una... Melmarana, sigillo, simic, giustamente, biomanzia applicata, melma, e volevi la melma, e l'evoluzione urbana. Ci sono rimasto un po' male che non c'era una finora c'era sempre la split, invece adesso ci sono rimasto un po' male. Vabbè, ma è perché zia Gianna mi ha voluto fare un torto, dato che l'ho insultata. Perché tu sei amico di zio Gianni? Chi è andato con Teresa? Sì, lo so, lo so. D'altro canto giochiamo a briscola al bar, io zio Gianni. The Last è il mazzo grullo. And now. Non si vuole aprire, devo distruggerlo probabilmente, perché i Gruul apprezzeranno il fatto che lo distruggiamo, dai. Se no, che Gruul sarebbero? Distrutto. Boom. Ciao. Scatola. Ok, qua abbiamo un po' di semplicità. Brucia, distruggi, lotta, vinci. Brucia, distruggi, lotta, vinci. Boom. Però piace il fatto tipo volantino. Oh, sto giro non abbiamo beccato l'adesivo doppio. Vabbè, dai. Però è bellina anche questa spilla. Ragazzuoli, fa un po'... Che sia più bello questo mazzo rispetto al Rakdos? Vedremo. Ma ho già visto la prima carta dopo Rurik Tar. Sono già innamorato del mazzo. Basta. Probabilmente è il mazzo più bello di tutta la storia. Dai, no, dai. Sì. Vedremo. Allora, Rurik Tar, l'indomito, che anche qua il disegno non è come quello di Rakdos, non è quei livelli, ma è comunque bello. E comunque c'è cautela. È bello bestiale, sì. Costa 6, cautela raggiunge a costo 6, attacca ogni turno se può farlo, però invece abbiamo cautela, quindi è comunque anche in difesa. Ogni qualvolta un giocatore lancia una magia non creatura, Rurik Tar infligge 6 danni a quel giocatore. Non sono pochi, non sono pochi. Per niente pochi. Uccelli del paradiso, basta. Il mazzo è già il più bello di tutti, perché questa è una delle carte più belle della storia di Magic. Sciamano... Dai, Sky, diciamo la verità. Sciamano dell'immolazione, 1-3 a costo 2, nuovo, l'abbiamo visto appunto in quest'ultimissima fedeltà. Cosa facciamo? Ogni qualvolta un avversario attiva un'abilità di un artefatto, e qui abbiamo visto un po' di Signet qua e là, quindi... di una creatura o di una terra, però che non è l'abilità di mana, mannaggia. Lo sciamano dell'immolazione infligge un danno a quel giocatore. Vabbè, a costo 5
Prende più 3 più 3 e minacciare. Onesto. Ti piaceva reintrodurre il mana burn per gli altri? Mi piaceva sì. Però, sciamano brucialbero ha un effetto, se vogliamo, simile. È un 3-4 a costo 3, già mi piace. Ogni volta un giocatore attiva un'abilità che non è un'abilità di mana, lo sciamano brucialbero infligge un danno a quel giocatore. Molto simile. Ulasht, il seme dell'odio. Ma ricordo che tempi c'era un mazzo combo con questa. Vedi che roba. Ah no. Nottossu ha fatto questo disegno. Nottossu, che cosa ci fa la carta di Nottossu? È uno 0-0 a costo 4, entra in campo di battaglia con un più 1 più 1 per ogni altra creatura rossa che controlli, 1 più 1 più 1 per ogni altra creatura verde che controlli. Mi dice che se abbiamo tante creature rosse e verdi è tanta roba. Rosso. A costo 1 rimuoviamo un segnalino più 1 più 1 e scegliamo o di fare un danno a una creatura bersaglio o di creare saprolingi. Che belli saprolingi. Bene, bene. Bassi fondi inquieti, altra carta forte. Perché è un 5-5 a costo 4, inizia il tuo mantenimento, infliggono un danno a ogni giocatore. Qui abbiamo tante cose che pingano. Anche a noi, però, sai. Solifugo gigante, 4-1, travolgere rapidità e velo. Ma costo 4. Onesto 4-1. Ma sì, dai. Predoni della zona di Macere. Questa carta mi è sempre piaciuta un sacco, non ha mai trovato gioco più di tanto, però secondo me è forte. 3-3 a costo 4, ogni qualvolta i predoni della zona di Macere attaccano, metti un più 1 più 1 su di essi per ogni creatura attaccante che controlli. Gli manca giusto travolgere. Piro Fenice Scargan. Beh, questo nome è bellissimo. Sì, c'è Ska dentro, quindi è bello. Cioè. Però tu non hai la K. 3-3 a costo 6. Sete di sangue 3. Quindi se un avversario è stato inflitto danno in questo turno, entra con 3 segnalini più 1 più 1. Quindi un 6-6 potenzialmente. Leggiamola così. 6-6 volare. Poi a costo 3 la riprendiamo in mano. Dal cimitero. Attiva questa abilità solo se un avversario è stato inflitto danno in questo turno. Onesto. Colosso di Macere, vabbè, qua abbiamo un po' di distruzione, le macerie sono dietro ogni angolo. Wurm Annientatore, una mitica recentissima e bella forte. 4-5 a costo 6 con tumulto, quindi o entra in gioco con un più 1 più 1 oppure con rapidità. Poi quando entra in campo di battaglia scegli o lotta con una creatura bersaglio che non controlli o distruggi una terra bersaglio con un'abilità attivata che non è l'abilità onesto. Di mana. Soprattutto per la prima parte e stop. Mole proteiforme, carta storica che ti fa delle belle combo potenzialmente, dubito che fai combo con questo mazzo. Borborigmos, lui è il signore. 6-7 travolge a costo 7, ogni qualvolta Borborigmos infligge danno a un giocatore, metti un segnalino più 1 più 1 su ogni creatura che controlli. Tanta, tanta roba. Idre, perché idre dico? Perché è l'idre. Ma sono tre di test, quindi sono itr che diventa quanto ci pare, nel senso che paghiamo x, entra in campo di battaglia con x segnali in più 1 più 1 e doppio attacco, quindi vabbè, l'onestezza enorme. A costo 2 mettiamo un più 1 più 1 sull'idra. Vabbè, questa abilità la possiamo fare solamente come sorcery, non come instant, però idra è gross. Liane di cenere. Bobina Tessiwurm, la creatura incantata prende più 6 più 6, poi possiamo sacrificare questa incanta creatura per creare un Wurm, che giustamente ci abbiamo qua dietro. E sopra Lingio. Guardate l'ultimo Wurm mazzo, ragazzi. Wurm sopra Lingio. Fossaiolo ragazzi, Scargan. L'ho fatta. Scargan, sempre Scargan. Sempre Scargan. Dillo che ti piace il verde adesso. No. Ma Vipra delle Lande Desolate, la maga dell'agilità del clan. Picchiatore Scab Clan, questa è una bellissima carta. Questo è molto buono, sì. Potenzialmente un 3-3 con travolgere a costo 2. Druido di Zurta, buono. Goblin del clan Zurta, come dicevamo anche... Zurta. Tutto quello che c'è a Zurta è bello. È bello. Emissaria di brucia albero, bomba. Non è Zurta, ma è bella lo stesso. Fura del clan Gore, anche questo non è per niente male, perché è un 4-4 che travolge, oppure una bella pompetta che dai più 4 a travolgere, giocandola come magia dalla mano, in pratica, non male. Sciamano della Demolition, suino di Zurta. Oddio, sto Zurta mi inizia a piacere un po' meno. Pensavo che avrebbero messo anche la cantastorie. Vabbè. Ci stava. Invece... Cancello la Gilda. La torba Grullo Montagna, che per ora non vince. No, per ora ancora mi resta in ballo quella palude con quell'isola, sinceramente. Però questa foresta è molto bella. Continuo a preferire la palude. Ok, te lo concedo, però è molto bella la foresta. No, non metto in dubbio, cioè,
A prescindere, sono tutte fatte veramente bene. Il sigillo Gruul di questo qua, che c'ha una... gli hanno stampato in faccia, sì, praticamente. È una frittata buttata in faccia a sto tizio, poveretto, non è molto contento. Talismano Gruullo, combattimento nell'arena, ritmo dei selvaggi, ragazzi, forte. Fiamme del cinghiale devastatore, tornado scatenato. Abbiamo un po' di cartine che costano X in questi mazzi. E collisione colosso. Quindi c'è è Simic che aveva la peste e non gli è andato la split. Esatto. È così, se l'è portata via lo zio Gianni al bar. Ragazzi, a voi qual è il mazzo che è piaciuto di più? E soprattutto quale artwork di terre base in questa avete apprezzato speciale maggiormente? Fatecelo sapere, scrivetelo nei commenti. In the comments. Speriamo che questa sequenza di video vi sia piaciuta. Se avete perso gli altri, andate a recuperarli, li trovate tutti qui sul nostro canale. Ricordatevi di spolliciare, ragazzi, e di seguire. Seguite e condividete il canale, fatelo conoscere. Ci sono un sacco di video, non solo di Magic, però vabbè, qua siamo a parlare di Magic, quindi portiamo acqua al nostro mulino. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.